I tuoi crediti FIFA al prezzo più basso e al tempo più veloce solo su IG Vault. Passa in descrizione. Ok, eccoci qua ancora una volta all'aperto. Dopo l'esperimento di ieri ho visto che comunque anche nei commenti mi avete detto che preferite un po' l'atmosfera estiva, e quindi questi piccoli vlog all'aria aperta continueranno come vi ho abituati fino adesso. Intanto ve lo dico subito, è il mio compleanno, quindi qui sotto nei commenti tantissimi messaggi di auguri e tantissimi mi piace al video. Arriviamo, non lo so, fatemi un regalo, arriviamo a 2000 like per un video vlog, non so, forse non ci siamo neanche mai arrivati. Proviamo, facciamo almeno 2000, poi so che vi conosco, siete bravi, quindi andremo sicuramente a di più. Quindi per adesso voglio parlarvi di qualcosa di veramente particolare, perché è tipo il secondo o il terzo video che faccio sull'argomento, ma Schick torna di attualità ancora una volta, e non solo per l'Inter, non solo per il PSG, due squadre che si sono informate tantissimo tramite la Sampdoria e il presidente Ferrero per acquistare il talentino, ma anche per la Juventus, perché ieri ha parlato Nedved, che è della stessa nazionalità, quindi ceco, di Schick, ed essendo vicepresidente della Juventus, insomma, le sue parole hanno un peso specifico abbastanza importante, abbastanza pesante, abbastanza elevato. Cosa ha detto Nedved? Schick Juventus chiusa? Ma in realtà no, potrebbe ancora succedere di tutto. E questo mi fa un attimino pensare, perché le versioni uscite dopo il no grazie Schick da parte della Juve sono state le seguenti. Si è ipotizzato una malattia. L'agente ha quasi confermato questa cosa dicendo che comunque Schick sarebbe dovuto rimanere fermo per qualche tempo, e adesso si mormora di Schick fermo fino almeno fino a Ferragosto per poi valutare il futuro. Ferrero invece ha detto: è sano come un pesce, non ha niente, ma sappiamo benissimo che Ferrero è un po' un personaggio così. Non solo, ha aggiunto: me lo tengo e fra un anno lo rivendo al doppio, quindi queste 30, che sono 25 della clausola più 5 della Juve per fare il pagamento dell'azionato, potrebbero diventare 60. Ancora una volta ripeto che Ferrero è un personaggio un po' così, lo stimo tantissimo per quanto mi riguarda, e chi segue il mio canale da tanto lo sa benissimo, dato che è diventato un tormentone sia per la carriera con la Sampdoria, sia per addirittura una canzone che avevo fatto di lui e per un mio travestimento di carnevale. Quindi Ferrero, se stai guardando questo video, ti voglio veramente molto bene, però è anche un uomo show di spettacolo, lui che viene dal cinema, quindi diciamo che le sue interviste sono sempre vulcaniche, anche solo per quello che dice, non solo per i contenuti che esprime. E vedo veramente difficile che un club possa sborsare 60 milioni per Schick, che ha fatto solamente una stagione fatta bene in Serie A, per quanto forte e per quanto mi piaccia Schick, soprattutto dopo questi problemini. Allora, qual è allora la verità? Perché se l'Inter è disposta a comprare Schick, il PSG è disposto a comprare Schick, Ferrero è disposto a venderlo ma solamente fra un anno, la Juventus è disposta a prenderlo ma in prestito, quindi pagandolo fra un anno, c'è qualcosa che non va. E per quanto tanti tifosi, e ci sta anche pensarlo, stiano ragionando sul fatto che in realtà Schick non sia malato, ma solamente sul fatto che la Juventus si sia tirata indietro perché ha speso tanti soldi per Douglas Costa, tanti soldi per Bernardeschi, e allora io dico: ragazzi, guardate che alla Juve una punta serve, d'accordo, c'è Mandzukic che può fare benissimo la riserva di Higuain, il vice Higuain, ma Mandzukic non è il classico centravanti che ti fa 100 gol in un campionato, neanche Schick, per l'amor di Dio, ma sicuramente è un profilo giovane, interessante, con grandissimi margini di crescita. Mandzukic, tra l'altro, si è adattato molto a giocare sull'esterno e sembra quasi che abbia chiesto Allegri di essere riconfermato in quel ruolo, perché comunque Mandzukic, anche quando fa la prima punta, si allarga e va a aiutare in difesa. Quindi diciamo che un centravanti, dopo Higuain, alla Juve serve, e il fatto che la Juve abbia comprato Douglas Costa, Bernardeschi, che abbia Cuadrado, che abbia Mandzukic, che abbia Higuain, che possa prendere Schick, la cessione di Dybala, vista la probabile cessione di Neymar al PSG, per quanto la clausola sia stata smentita, non è poi così scontata, o almeno non è così scontata la rimanenza, la permanenza a Torino di Paulo Dybala. Spero di sbagliarmi, ma la Juve sta veramente spendendo tanto in ruoli molto molto delicati, quindi io incrocio le dita sul fatto che possa arrivare Schick, ma soprattutto che possa non partire Paolo. E mentre me ne vado via, vi ricordo che, anzi vi annuncio che la carriera con il Sassuolo della finale di Champions l'avevo già giocata, addirittura avevo vinto 1-0 a gol di Spinazzola. Purtroppo poi il mio microfono ha deciso di far saltare completamente la fesca, e quindi devo rigiocarla. Dopo che vinci la finale di Champions col Bayern Monaco con gol di Spinazzola, dovresti esultare fino alla fine dei tuoi giorni, invece io la devo rigiocare.